Che cosa? Hai ancora una possibilità? Invierei una delle squadre, ma questo 46, è una cosa piccola, non da mantenere. Perché l'hai fatto? Non lasciare che ti vedi come te. Sì. Hotel Terminus, stanza 899. Cristo santo! Ma tu non bussi mai, cazzo! Ottimo lavoro, Sanchez. Già. E lui chi è? Uno sbirro? Una specie di investigatore? Oh, porca puttana! Ma che cazzo? Non è un investigatore di merda! Questo è un dannato spettro, una leggenda, un sicario del cazzo! Sicario? Oh, merda! Oh. Piccola. Ma di che cazzo stai parlando? Piccola! Questo cambia davvero tutto, questo cambia tutto! E che cazzo ne facciamo di lui? Tac, 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 pulizie! Merda! Ciao! Che stai facendo? Improvvisa. Buenas dias, Pepita. Salve. Sì, abbiamo fatto un po' di casino. Perché non entri a rimetti? Oh, ci penso io. Sì, sarebbe perfetto. Pulisco ora? Certo, muovi. Ok. Sarò da me. Oh, Dio. Oddio! Cazzo! Sei un fottuto animale! Cristo santo. Questo sì che è un taglio. Merda! Sai, niente mi darebbe più soddisfazione di ucciderti qui e ora. Io che uccido il leggendario Ito. Sì, ma vedi, io non ho bisogno di questo tipo di pubblicità. Quindi... Oddio. Oddio. Hai fatto una cosa brutta, brutta. Beh, ora non cercheranno un sicario, vero? Sicario. Yahoo! Ah, sai, non dico mai Yahoo, ma questo è un super Yahoo! È Natale, cazzo! Tieni, prendi un sorso. No! Ci ho ripensato. Pancia mia, fatti capire. Lei potresti evitare di farlo? È una pessima idea. Avanti, piccola. Ti conviene accelerare il passo. Adios.
Dobbiamo fermarlo prima che le si avvicini troppo. Amico, è già troppo vicino. Devi fidarti di me. Prendi la ragazza e scappa. Non ho mai creduto nella fuga. Secondo le mie fonti, la ragazza è a Chicago. Io e i ragazzi partiamo appena possibile. Ma ti voglio con noi a guidare l'operazione. Ci stai? Wade? Ti ho sentito. Vuoi che rapisca una tizia? Si chiama Victoria. Dom ti chiamerà, ti dirà come trovarla. È nascosta da qualche parte. Tutto chiaro? Tutto questo casino per una tipa. Deve essere speciale. Devo portare i ragazzi. Questo significa paga doppia. Prendi Lenny con te. La riporterai indietro quando la trovi. Lenny palle mosce? Paga tripla allora. Scusa, dai, è un coglione. 25. 39. 26. 37. 30. 35. Mandate. Lenny, vieni a dargli da accendere. Avanti, palle mosce. Lenny palle mosce. Sta zitto, Wade! Sai, mi piace il vecchio Wade, dico davvero. Quel figlio di puttana mi dà i brividi. Forse è per questo che mi piace. Blake Dexter è uno spietato figlio di cagna, ma è tizio di cui devi davvero preoccuparti. E il suo socio in affari, Dom Osmond, proprietario del Vixen Club giù a Pistol Street. Questo tipo è una rogna, persino per i miei standard. È astuto e con le mani in pasta. È solo questione di tempo, prima o poi rintrascerà la ragazza all'orfanotrofio. Come fai a saperlo? E se Chicago lo sa, io lo so. Per Dom vale lo stesso. Mandami la sua foto. Sì, sono Wade. Ho mandato dei ragazzi a prendere quel birdie. Se sta lavorando con il sicario, dobbiamo tarpargli le ali, subito. Richiamami quando metti al sicuro la ragazza. Dexter ha le mani su una fortuna e io ne voglio una fetta. Ci vediamo, vecchio mio. Avevi ragione. Dom stava cercando Victoria. L'ho raggiunto giusto in tempo. Buon per te, amico. Bravo. E anche sulle tue tracce. Sta arrivando un uomo. Si chiama Wade. Oh no, Cristo! Quello è fuori come un balcone. Devi portare subito il tuo culo qui. La situazione sta precipitando. Devo richiamarti. Si sta mettendo davvero male. Birdie. Sto tornando a Chinatown. Rimani nascosto e guardati le spalle. Ah, sì? Tu fai presto a dirlo, amico. E quel Wade? Dicono che quello sa come farti cantare. E lo sappiamo bene entrambi che io ho molto da dire. Vedi di fare presto. Mantieni la calma. Sono qui! Tre degli uomini di Wade stanno facendo domande tra la folla. È solo questione di tempo prima che mi trovino. Devi tirarmi fuori di qui, amico. Devi, adesso, per il tuo bene! Stai calmo, Birdie. Non fare niente di stupido. Me ne occupo io. Bevi un caffè, brutto stronzo! Se n'è andato con quel cowboy. Aveva l'aria di un lavoro sporco. Stavano andando in centro, credo. Ah!
87 non ho avuto scelta. Dica pure, Mr. Wade, cos'è che preferisce? Provare la ragazza o sprecare un colpo? Il tempo corre.